Sono tra gli uccelli più iconici del mondo e se dico fenicotteri sicuramente pensate ad una foto scattata al tramonto con il loro color rosa che si staglia contro l'arancione dello sfondo, oppure alle loro repliche in plastica nel giardino di qualche casa americana. Ma oltre a questo, quale altra loro particolarità vi viene subito in mente? Sicuramente il fatto che si riposino in equilibrio su una gamba sola. In molti si sono chiesti il motivo e per fortuna tra questi, grazie ad una ricerca del 2009, ci sono anche Matthew Anderson e Sarah Williams, ricercatori di psicologia alla St. Joseph University di Philadelphia. I due hanno quindi studiato il comportamento dei fenicotteri allo zoo di Philadelphia, teorizzando all'inizio che fosse per risparmiare energie o per permettere una fuga più veloce in caso di pericolo, ma arrivando velocemente alla conclusione che queste teorie fossero errate e che anzi la posizione su una sola zampa renda più lenta la fuga da un pericolo. Immaginatevi i due ricercatori intenti a spaventare i fenicotteri muniti di cronometro. Continuando ad osservarli, hanno poi notato che preferiscono più spesso stare su una sola zampa quando sono nell'acqua alla ricerca di cibo, specialmente se fa freddo, e usano alternativamente entrambe le zampe, mentre invece per riposare hanno un lato preferito dove appoggiare la testa. Sono arrivati quindi alla conclusione che è un sistema per non perdere calore corporeo e che è necessario cambiare zampa ogni tanto perché un'esposizione troppo prolungata all'acqua fredda danneggerebbe i tessuti della zampa, che quindi ha bisogno di essere alzata vicino al corpo per essere riscaldata. Se questo video vi è piaciuto, mettete like e condividetelo. E se volete approfondire l'argomento trattato, trovate dei link in descrizione. Ah, mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguiteci su tutti i nostri social.